Buongiorno, allora mi metto una crema velocissimamente perché sono in un ritardo stamattina atroce. Mamma mia, ragazze. Stasera siamo andati a mangiare il sushi. No, a me ha devastato. Io stamattina non so come faccio ad essere in piedi. Metto la mia solita crema e inizio la mia giornata oggi. Fa niente, anche se no. Struccatissima, ma cioè, onestamente, a parte che tanto devo andare a lavoro, quindi più con le mascherine, nessuno mi vede, in più è sabato, quindi cioè, proprio non fa niente. Ok, a posto. Buongiorno, allora io sono in macchina, oggi è sabato e aspettate che metto via un po' di cose, sistemo, intanto accendo la macchina, che dentro sta macchina c'è sempre un casino e niente, insomma, ho voluto fare una sorta di ritorno vlog. Dicevo che però appunto oggi è l'ultimo giorno mio di lavoro prima del weekend e quindi ci tenevo insomma a farvi partecipare, farvi vedere un po' quello che faccio non tanto a lavoro ma cosa faccio poi durante la giornata, ecco. Partiamo! Guardate dove sono, nella mia vecchia cameretta, che ormai boh, è diventato tutto un bordello qua in realtà. E niente, allora, io adesso sto cercando di reperire un po' di vestiti prima di andare a casa. Ho mangiato qua dai miei perché intanto Marco finiva tardi di lavorare, quindi ho detto vabbè, almeno mangio qui. Volevo iniziare a portare qualcosina insomma di estivo, però devo capire anche cosa. Che stress, guardate, questa roba del cambio armadi veramente è uno stress. Ma poi il problema è che non so neanche dove metterle le cose, quindi. Adesso mi ingegno, giuro. Quanta gente c'è? Ma sì, tanto torniamo rotti a novembre. Non ce n'è Covid. La domenica mattina è arrivata l'era dello stiraggio, perché io fino all'ultimo ho cercato di non stirare niente. Marco ha questo qui. Chissà se funziona sto coso, cioè sembra un giocattolo, vi giuro, sembra proprio un giocattolino, vabbè. Niente, qua c'è tutta la roba. Ecco qua, allora, qui c'è la mia roba, qua c'è la roba di Marco, in realtà poi dobbiamo lavare ancora almeno due lavatrici. A noi due, vediamo che cosa viene fuori. Allora, io sono devastata dalla vita. Mamma mia, aiuto. Fra un po' vado a farmi una doccina e niente, insomma, volevo fare una mini conclusione di questo video perché se riesco ve lo carico subito.
So che magari non ho detto più di tanto, però insomma, tanto ci sarà occasione assolutamente, non preoccupatevi. E niente, stavo anche pensando di iniziare ad allestire un blog proprio con il mio vero e proprio sito e cioè di pubblicare comunque magari più articoli in una settimana. Vediamo se riesco anche a fare questa cosa qui. Non lo so. Ci sto pensando e fatemi sapere se insomma potrebbe interessarvi, perché magari mettere le cose per iscritto, uno, mi permette comunque di comunicare, due, magari ci impiego meno tempo rispetto al montaggio di un video, eccetera. Non lo so, adesso devo capire un attimo. Giuro che il video call ve lo devo fare, ve lo devo fare. Magari durante questa settimana, se riesco a trovare un poco di tempo, lo registro assolutamente. E comunque io sto bene, tutto a posto. Il lavoro procede, ma tanto poi ve ne parlerò, però volevo solamente dirvi che sono tornata e sono tornata in maniera un po' più anche frivola, insomma, perché non volevo fare un video statico e raccontarvi tutto, perché penso che poi mi sarei sparata in bocca durante l'editing, insomma, del video, quindi ho detto keep calm. Volevo anche farvi vedere le mie extension alle ciglia, che finalmente, insomma, le ho fatte il 26 di aprile, quindi ce l'ho da un po' di giorni, e anche di questo vi parlerò in un prossimo video. E niente.